Il cristianesimo nacque in Palestina con la figura di Gesù di Nazareth, che qui visse e operò sotto il regno di Tiberio per 33 anni. All'inizio del primo secolo d.C., la Palestina si trovava sotto il dominio romano ormai da tempo, poiché Pompeo l'aveva conquistata nel 63 a.C. La Palestina era suddivisa nella Giudea, retta da un governatore romano, e in altri piccoli regni, formalmente autonomi, ma controllati da Roma. La Galilea, dove viveva Gesù, era uno di questi regni, retto da Erode Antipa. Il cristianesimo ha origine dalla religione ebraica o giudaismo. Da questa derivano infatti il rigido monoteismo, le tradizioni e i testi dell'Antico Testamento e la concezione del Messia, il Salvatore inviato da Dio per liberare il popolo di Israele. All'epoca di Gesù, per gli ebrei, il Messia annunciato dai profeti era colui che li avrebbe liberati dal giogo della dominazione romana, dando vita a un regno autonomo. Quando iniziò la sua predicazione, Gesù di Nazareth, nel solco della tradizione religiosa in cui era cresciuto e a cui era stato educato, si presentò al popolo come un rabbino della legge mosaica, cioè come un maestro della legge e guida spirituale e religiosa di una comunità. Il maestro o rabbì di Nazareth, come era chiamato, raccolse intorno a sé un piccolo gruppo di seguaci, i discepoli, poi tra questi i 12 apostoli, affascinati dalla sua predicazione.